Vabbè. Vedere queste carte ogni volta fa sempre male. Eccoci qua ragazzi, bentornati, nuovo video su YouTube. Questa volta un po' diverso dal solito, non siamo in giro in moto, non siamo in un posto bellissimo, non siamo a provare neanche una moto, non siamo in campeggio, ma siamo al chiuso per parlare di un argomento scottante. Sembra qua allo studio del TG5, ho preparato anche i miei bellissimi foglietti. E cos'è questo video? Questo video è per raccontarvi un po' tutto quello che è successo a proposito della multa che ho preso in Svizzera con il mio amico Riccardo. Avrete sicuramente visto il video Svizzera parte 1 e Svizzera parte 2, dove vi racconto questa fantastica esperienza dove abbiamo preso ben 1400 franchi di multa a testa sul Grimsel Pass. Passo a me molto caro. E quindi ho deciso di fare questo video un po' per raccontarvi tutto quello che è stato dal 7 di settembre, giorno in cui abbiamo preso la multa, fino ad oggi, quindi le varie comunicazioni che ci sono arrivate, quello che c'è stato da pagare effettivamente dopo la multa, le varie comunicazioni, quindi quanto c'era ancora da pagare, per quanto non saremmo potuti entrare a guidare in Svizzera. Insomma, un po' tutte queste cose che burocratiche, che però credo che siano molto importanti da sapere, e diciamo che questo video è un po' a titolo informativo, ovvero mi sarebbe piaciuto vedere un video del genere per sapere, perché io mi chiedevo, ma scusa, ma quando mi fanno sapere per quanto non posso guidare in Svizzera? Ma quanto dovrò pagare ancora? Ma come funzionerà? Quindi io e il mio amico Riccardo abbiamo fatto un po' da cavie. No vabbè, tantissima gente ha preso le multe, mi avete scritto in tantissimi, tra l'altro siete venuti a trovarmi in tantissimi, sia ad ECMA che anche a Motorbike Expo, siete venuti, mi avete preso per il culo e vi ringrazio, però vabbè, a parte questa cosa scherzosa, diciamo che prima di tutto mi è passata la voglia di correre in Svizzera, cioè te la fan passare. Vi ricordo che oltre alla multa che abbiamo preso sul Grimsel Pass non siamo neanche potuti tornare a casa con la moto, quindi c'è un disagio oltre al fatto della multa e del pagare 1400 franchi in seduta stante con la carta di credito. C'è un disagio, ovvero trovarsi più o meno al centro della Svizzera senza poter tornare a casa, e le alternative sono o prendete un carro attrezzi che vi chiamano loro e vi costa probabilmente più della multa, oppure come nel mio caso mi è andata bene, ho chiamato mio papà, sant'uomo, che è venuto su col furgone, però ho perso mezza giornata. E quindi diciamo che oltre alla multa, tutto quello che ne viene dopo, il fatto anche appunto del ritornare a casa, veramente ragazzi vi fanno passare la voglia di correre. Poi lasciamo perdere tutto il discorso che c'è dietro, ovvero ma loro quando vengono in Italia corrono, sì è vero, li vediamo, io poi abito vicino al confine, basta che sei sulla Como Chiasso e vedi benissimo quanto corrono gli svizzeri. Non stiamo qua a far polemica perché tanto non cambierà niente anche se lo facciamo, quindi direi torniamo un passettino indietro, torniamo al 7 di settembre, così facciamo un attimo un riepilogo per chi non ha magari visto i due video precedenti, e poi dopo vi faccio vedere le varie comunicazioni che mi sono arrivate, cosa c'è scritto e quello che sarà poi in futuro, perché non è finita qua. Via al servizio. Questo video è un po' diverso dal solito, non ci troviamo in un posto emozionante e non è una gran bella giornata. Il titolo che vedete non è un titolo clickbait, è veramente la storia della nostra giornata, ovvero penso che sarà la seconda parte, perché prima vi racconto il bello, poi vi racconto cosa è successo. E non ci saranno panorami, non ci saranno laghetti, ci saranno solo due poveri cristi, due coglioni in un parcheggio che vi raccontano una storia. In un parcheggio dove le loro moto, una è qua e l'altra è là, e sono ferme e non possono essere mosse. E adesso vi racconto anche cosa è successo.
Veniamo fermati dalla polizia e sapevo già come sarebbe andato a finire. Ah sì, e ovviamente ci chiedono patente, libretto, eccetera, eccetera, ma senza ancora sapere di quale morte dovevamo morire. Quindi ho cercato di aprire il cassetto del KTM con le chiavi della macchina, vabbè. E purtroppo tra 15 secondi la GoPro mi dirà che la scheda SD è piena e quindi smetterà di registrare. Prego. Allora, controllo. Se sei arrivato a questo punto del video, intanto vedete il poliziotto che corre. Sapete perché corre quel poliziotto? Perché ha appena visto due coglioni come noi che stanno salendo la Dimus e passa cannone. E quindi adesso lo sta aspettando perché lo fermerà. Vedete? Gli stanno comunicando quanto andava la velocità. Adesso appena arriva, mette fuori il braccino e gli dirà: "E tu, accomodati lì dove c'è la macchina." Gentile. Allora, la situazione è questa: limite 80 e a noi ci hanno fatto una foto a 134 km orari. 134. Ciò vuol dire che sono 54 km orari oltre il limite, con una come possiamo dire, tolleranza. Con una tolleranza di 4 km orari, no, 5. Siamo arrivati a 129. 129 km orari, quindi 49 km orari in più, ci sono costati. Quindi una terza. Una terza e una quarta. Una terza 10.000. Esatto, la terza con la luce rossa. E questo scherzetto, per queste due accelerate, ci è costato 1.400 franchi. E la cosa più bella è che adesso non possiamo più guidare. Cioè, noi da adesso, da qui, da dove ci hanno fatto la multa, noi non possiamo più guidare. Cioè, se tu vuoi tornare a casa, devi prendere un carro attrezzi, caricare la moto e tornare in Italia, fino alla dogana. Che poi dopo tu puoi guidare dove vuoi, però non puoi più guidare in Svizzera per un determinato tempo che non sappiamo ancora, però si dice almeno un anno. Quindi per un anno... Svizzera, io ci vado tantissimo in Svizzera, perché anche quando vado a trovare mia mamma a Tirano mi faccio sempre il Maloja, il Bernina, ci sono innamorato di questa posta. Eccoci qua, dopo un breve riepilogo della giornata, giusto per farvi capire un po' come si è svolto il tutto. Eccoci qua, tornati in studio, quindi parliamo un attimo degli incartamenti. Allora, partiamo dal presupposto che rispondo anche un po' alle domande che mi vengono in mente sugli altri due video pubblicati. Considerate che in seduta stante abbiamo dovuto pagare 1.400 franchi, senza se e senza ma. Quindi carta di credito, se non hai la carta di credito ti accompagnano a prelevare, comunque voi dovete pagare istantaneamente la multa. E su questo non si scherza. Addirittura Riccardo mi sembra che non aveva la carta di credito e gli hanno detto che, cosa che in Italia non si può fare, che sarebbe bastato il numero di una carta di credito di un suo conoscente, di un suo familiare, eccetera eccetera, per prelevare i soldi, testuali parole. Quindi loro i soldi devono prenderli subito e su questo non si scappa. Non inventatevi c'ho il limite della carta, non c'ho i soldi, eccetera, perché a loro non gli interessa niente. Allora, cose che non ci sono scritte qua: i 1.400 euro ci hanno detto che sarebbero potuti essere tramutati in 6 giorni di carcere. Ora, tanti di voi, parlando appunto a ECMA, Motorbike Expo, così, mi hanno detto: vabbè, piuttosto mi faccio 6 giorni di carcere. Prima di tutto, oltre i 6 giorni di carcere dovete pagare lo stesso la multa. Non 1.400 franchi, ma comunque dovete pagare, non è che andate in carcere e non pagate niente. Personalmente poi la trovo anche una roba assurda di cui parlare, ma tanti me l'hanno detto. Vi rimane la fedina penale sporca, eccetera eccetera. Quindi non mi sembra una grande idea, anche se, vabbè, per ridere, per scherzare si può fare la battuta, ma mi sembra abbastanza stupido. Quindi, prima comunicazione, aspettate.
Quindi prima comunicazione, che è arrivata circa 20 giorni dopo la multa, ci dice cosa? Fa praticamente un riepilogo della multa stessa, quindi Alex Di Muzio, 7 settembre, KTM, eccesso di velocità, Grimselpastrasse, e ci dice una cosa molto interessante, ovvero che la multa originaria è di 4.250 franchi. Praticamente i nostri 1.400 franchi sono una sorta di caparra. Questo perché c'è scritto qua sotto, ovvero Einer Probezeit von 2 Jahren, ovvero un periodo di prova di 2 anni. Cosa succede? Se nei prossimi 2 anni, quindi fino al 7 settembre del 2023, io prendo una qualsiasi tipo di multa di carattere stradale, quindi che sia superamento del limite di velocità, sorpasso di una colonna ferma al semaforo, eccesso di distanza di sicurezza, eccetera eccetera, io oltre a quella multa andrò a pagare i famosi 4.250 meno i 1.400 che ho già versato. Quindi diciamo che la situazione non è finita qui, andrà avanti fino al 7 di settembre del 2023. Sarò in questa cosiddetta Probezeit. Andiamo avanti, perché dopo questa lettera mi arriveranno ben 3 lettere uguali identiche, questa volta però scritta in francese, perché prima era scritta in tedesco. Ricordiamo che il Canton Vallese ha la lingua francese, però non so, una comunicazione arriva in tedesco, una in francese, vabbè. Mi arriveranno 3 lettere uguali identiche, ovvero questa, senza essere specificato il periodo di interdizione alla guida, quindi per quanto tempo non potremo guidare, ma 3 lettere uguali a questa qua, dove ci dicono semplicemente che abbiamo commesso questa infrazione di 49 km orari superiore al limite e che non possiamo guidare. Quindi senza scritto per quanto, non per quanto, dovete pagare, dovete fare, dovete dire. No, lettere uguali, 3 lettere, una inizio ottobre, una fine ottobre, una inizio novembre, identiche. Che non ho capito il senso, però vabbè, questo è per farvi capire che la proverbiale precisione ed efficienza svizzera in questo caso ha lasciato un po' a desiderare. Quando finalmente il 18-11, quindi il 18 novembre, arriva questa che, come vedete, è tutta stropicciata perché l'ho maneggiata tantissimo, l'ho fatta vedere a destra e a sinistra, ci arriva questa, sempre scritta in francese, dove ci viene detto che il periodo di interdizione alla guida è di 4 mesi, quindi dal 7-09-21 al 6-01-2022 incluso. Quindi 4 mesi di interdizione, molto meglio di quello che ci aspettavamo, perché noi pensavamo già un anno, quindi 4 mesi, e sotto ci viene scritto anche che dovremmo pagare aggiuntivi 158 franchi per le spese di procedure. Quindi oltre ai 1.400 franchi pagati, ulteriori 158, che porta la multa alla bellezza di 1.558 franchi. Non male per un'accelerata in terza. E quindi questo è un po' quanto, ecco ragazzi, poi dopo vi mandano il bollettino, per pagare non c'è problema, per pagare ragazzi tranquilli che sicuramente riuscirete a pagare, vi arriva il vostro bel bollettino con tutto scritto eccetera eccetera, potete fare anche l'IBAN e il pagamento, c'è anche l'IBAN per il pagamento online, quindi nessun problema. E quindi questo è quanto, qua adesso ho tutte le mie scartoffie che metterò nel mio bel faldone della multa svizzera. E niente, questo è un po' quanto. Spero che questo video sia utile, ma non sia utile. Nel senso, a me sarebbe piaciuto vederlo per capire cosa mi sarebbe poi arrivato. Quindi spero che sia utile per chi magari purtroppo capita nella mia stessa situazione. Spero che non sia utile, perché spero che non ne abbiate di bisogno. Perché non vi fermino, semplicemente. Si è discusso abbastanza anche su Instagram, eccetera. Io in Svizzera non ci metto più piede, io di qua, io di là, Svizzera può rimanere lì. Ognuno è libero ovviamente di fare quello che vuole. A me la Svizzera piace tantissimo. Guidare la moto in Svizzera mi piace tantissimo. E ci sono di quei posti che secondo me sono tra i più belli in Europa, tranquillamente.
e quindi io ci andrò lo stesso in Svizzera. Ovviamente dopo questa batosta starò molto attento, stando attenti sicuramente si abbassano i rischi, ma potrebbe anche capitare che si prenda un'altra multa, perché basta che sui 30 km orari vai 36 e ti tirano una bastonata dietro al collo. Però non sono disposto a non andare più, perché secondo me bisogna entrare nell'ottica che dal momento che si va in Svizzera a girare bisogna pensare che queste sono le regole, quindi se ci vuoi andare devi stare a queste regole qua. Se non vuoi stare a queste regole qua, o stai fuori, oppure devi essere cosciente che ti può arrivare una bella grana. E questo è un po' quanto. Niente, ci vediamo alla prossima. E adesso appena riesco a tornare in Svizzera in moto, poi faccio un video quando passo la dogana. Mi farebbe piacere se scrivete sotto nei commenti se magari avete avuto esperienze, se conoscete qualcuno, così magari uno che arriva nella stessa situazione può leggere varie casistiche e farsi un po' un'idea di quello che magari lo aspetta. Tra circa un mesetto partirò per una fantastica avventura. Ho già prenotato il biglietto aereo perché andrò in un posto un po' lontano, ma vi aggiornerò a breve. E devo solo sistemare le ultime cose. Ciao!